thrown, but I kept going to show I was strong, pushing to my own song. But you came.
creeping through the shadows in the corners of your mind. I go with the windows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering my name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a Alice, Alice. Alice. Ma che c'è? Ma chi? Oh, che succede? Così. Ah, vabbè, sei spaventato. Dov'è? Ah, c'è Alice qua dentro. Voglio vedere la Giovanni? La mamma Monaca, visto? Chi è mamma Monaca? Tu. Ah, sì, io sono Monaca, sì. Aiuto, sono in vaso. Senti tu, me le dai le cuffie? Senza cuffie. No. Mi servono? Come no, mi servono? Voglio sentirlo. Ciao, non posso giocare? Guarda, ma sei pazzo, ti stanno le orecchie. Voglio pure io sentire. Allora, che faccio? Senti pure tu. Adesso, ora uscite. Tanto ora uscite, andate a fare una passeggiata. Va bene, ok, dammi qua. Mi sei perso due giorni che per culavo qualcuno sull'età. Perché? Ciao! Allora, non gridare, mi sono abituato, ti sentono. In che senso lo per culare il pantalo? Oh, sì, se lo si riprende. Vero. Ok, si è ripresa la rete. Ah, che palle! Non so perché c'è questi problemi là, ma non so se è la mia rete che ha questi problemi. Non lo capisco. Non credo che sia la mia rete. 40-0, eh? 40-0. Comunque adesso mi sa che io comincio. Non fare facce brutte! Perché che si è ripresa bene la rete. Ah, sì. Ma sei già tornato a casa, Fanta? Sei tornato? Niente, non c'è niente. Allora io faccio una cosa. Che vi frego. Ecco. Sì, sì. Scusa, ti metti bene. Non mi invadete il campo. Ciao! Vado nel campo, non vado. Si dovrebbe vedere adesso il gioco, spero. Sì, si vede. Non preoccupare. Torniamo nel 1995. Amici! 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 Siamo usciti solo tre volte insieme e mi dici già che vuoi che restiamo solo amici? Sto sistemando una. Non mi hai mai dato una possibilità e per questo... Devo togliere le barre laterali. Friggerai come una salsiccia. No. Sì, così va bene. Non è che non mi piaci, è che, ecco, forse sei troppo buono. Ecco tutto. Sei troppo forse buono. Forse preferirei uscire con qualcuno un po' più imprevedibile. Imprevedibile.
Lo so, ho visto Fanta, bellissima. Bellissima quella maglietta. Ma cos'è? Questo non sembra il Lincoln Tunnel, Sam. Sembra una situazione di stallo marginalmente instabile, Max. Ah, ciò significa una pedata nel di dietro bianco e paffuto di qualche scienziato pazzo? Sì. Non vedo una ragione per il contrario. Sarete inutili, poliziotti privati! Con un colpo di questa leva la mia ingrata invitata a pranzo sarà ridotta in mezza tazzina di materia atomica disorientata! Disorientata! Sapevo che non era un vero scienziato! Che sia il caso di confrontare e sottomettere il presunto colpevole, Sam? Vomitagli addosso, piccolino. Addirittura vomitagli addosso. Oh merda. Oh, ehi, bel colpo. Guarda il sangue. Cosa? Non è spaccato. Un uomo vero, Sam. Posso tenere la sua testa come ricordo? Perché pensi che stia ticchettando? È una bomba! Quella non è una testa, Max. È una dannata, odiosa bomba d'orologeria. Puttala. Andiamocene da questo losco postaccio. Come on. Buona idea, Sam. Forse possiamo gettare la testa da qualche parte mentre scorrono i titoli. Ti dispiace se guido? Se a te non spiace che mi aggrappi al cruscotto urlando come una ragazza pompon. Sam, come on, è una vera parola. Arrivederci, Sam e Max. Non dimenticherò mai quello che avete fatto oggi per me. Vai fuori. Ci vediamo dopo. Sì. Mamma mia, fa sempre piacere di giocare con questi giochi. E poi questo qui me lo sono ricomprato su Steam e lo sto giocando da lì apposta, e lo voglio giocare anche da Steam, anche se per fare il porting hanno fatto, è caduto un pezzo di dicevo, per fare il porting su Steam praticamente hanno utilizzato un'installazione di SpoonVM. Furbi. Beh, alla fine mi fa da emulatore. Ora forse la DOSBox. In questo capitolo si può prendere a sbelle Max. Lo sai, non me lo ricordo. Mo' vediamo. Però è bellissimo quando fa. Poi devo riprendere la terza stagione. Devo riprendere quella della Telltale. Guarda che cazzo di immagine bellissima. Altra cosa di ristorandolone, dai, grande, fatelo. Ma quindi diciamo, tu sei già a casa, quindi di fatto, non ho capito. Sei arrivato già a casetta? Comunque Rando l'ha incontrato un sacco di gente. Impressionante sequenza di nomi importanti. Mi è piaciuta molto l'ambientazione inconsueta. Di cosa diavolo stai parlando, Max? Sam, o ci sono delle termiti che sgranocchiano il mio cervello, oppure uno di noi sta ticchettando. Ops. No, è la bomba. Oh, sì. Max, dove potrei mettere questo febbre, in modo che non no. possa fare del male a qualcuno che conosciamo? Che fuori dalla finestra? Laggiù ci sono solo degli estranei. Buttalo. Ottimo. Spero che non ci fosse nessuno su quell'autobus. Almeno nessuno che conosciamo. Telefono. L'ha buttato. Pronto? Sì? 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 No. No, davvero? Sì, davvero. Bene, lo stesso vale per te, amico. Un altro confuso rilevatore del censimento? Veramente era il commissario con un'altra delle sue missioni idiote e misteriose. Comporta la distruzione spregiudicata? Possiamo solo sperare. Data la natura arbitraria e delicata della missione, dovremmo incontrarci con un corriere giù in strada. Oh, sembra che la cosa si stia ferocemente complicando. Dici?
Allora, da qui in poi mi sa che non è più parlato il gioco. È un peccato, però. No, facciamo un test. Mi devo ricordare come si gioca. Aspetta, tasto destro, sì. È Max. Cazzo, invece è parlato! È doppiato, bellissimo! E sta versione non l'ho mai giocata. No, non ci credo. Questa si può prendere. Non usa, ma prendi. Quindi se io adesso vado nell'inventario, che è la I, ok, ed esamino la lampadina, che mi dice? È una luce nera. Mamma mia, tutto doppiato. Mamma mia, sto godendo. È bellissimo. Ciao, Wraith. Ciao, come stai? Prendi il pallino. Io! Le formiche si sono mangiate il panino. Ottimo, Wraith. Cioè, non pensavo che fosse tutto doppiato. La versione di Steam è spettacolare. Abbastanza bene. C'ho avuto un pochettino di mal di gola l'altro giorno, ma adesso meglio. Giustamente meglio. Ma posso prendere le formiche? Ma fammi vedere le formiche. È il nido di scarafaggi di Max. Qua c'è scritto Blatt e quello ha detto scarafaggi. È il nido di scarafaggi di Max. L'altro giorno ho visto l'intro di Sam di Halloween, è stupenda. Ma quella vecchia? Dove l'hai vista? Ah, sì! Ah, caspita. Nei VOD. Giusto. Qui c'era qualcosa da raccogliere, se non erro. Qua dentro la tana dei topi. Vediamo, sì, c'è qualcosa. Contanti, mai uscire senza. Sì, e forse ci serviranno per ricattare qualche delegato parlamentare. Va bene, allora, andiamo. La TV? Forse devo accendere la TV. Abbiamo passato tanto tempo insieme, questa TV e io. Accendila. No, anzi, usala. L'antenna? Ah, bellissimo. Se non erro si può raccogliere l'antenna. Non si raccoglie. Perché no, dai? No, veramente non posso. Ma sei sicuro? Non sarai un po' ottuso. Non posso raccoglierlo. Ce la fai? Cerca di leggere le mie labbra. Io non posso raccogliere quella cosa. È fantastico. Di nuovo. Mi arrendo. L'hai proprio fatta bella. Hai distrutto Sam con questi stupidi tentativi di raccogliere quella cosa. Infatti, se non trovassi il suo pianto patetico così divertente, verrei là fuori a romperti il naso. Cazzo. Non lo faccio più. Queste cose non me le ricordavo troppo. È fantastico. Allora mi vuoi a pezzi, eh? Bene, beccati un pezzo di questo. Oddio. Brutale. Ma molto realistico. Ed eccone un altro per il tuo vecchio. Scappa. Ha fatto la faccina sorridente. Ho il massimo rispetto per l'astuzia professionale di Flint. Per piacere, Sam, non usare la parola astuzia di nuovo. Perché? Vabbè, questo buttalo giù, eh. Vai. Atti gratuiti di violenza insensata sono il mio forte. Sei talmente adorabile, Max. Si può andare sopra? Mi sembra di no. Non si va lassù. Non dal giorno dell'incidente. Ma l'incidente? Non si va lassù. Non dal giorno dell'incidente. Chissà di quale incidente stanno parlando. Comunque, scendiamo. Andiamo per strada. Qui c'è. Ops, devo abbassare un po'. Sì, non fa niente. Ma questo è sangue? No, questo è Max. Ma quello è sangue, prendi Max. Lo posso prendere, usalo col gatto. No, vabbè, vediamo. Prima parliamoci col gatto. Ehi là, piccoletto. Parli con me. Wow. Oh, un gatto
gatto parlante. Oh, uno stupido cane. Dovete essere la polizia privata. Sì, ma non c'è bisogno che lo dica tu. Ciao, carta. A me sembra molto carino, Sam. Che ne dici se lo trasformo in racchetta da tennis? Forse più tardi, Max. Adesso dobbiamo recuperare il messaggio del commissario. Alivi in taggiano, ok. Ah, sì. Va bene. Poi, buonissimo. Ma ce l'ha lui i nostri piani. Se ne è ingoiato. Daccelo, sputalo. Scusate ragazzi, ho inghiottito gli ordini per sicurezza. Le olive nel mamma, ma adesso non riesco a farli uscire. Quindi adesso devo utilizzare Max. Ormai non si può leggere siciliano. No, oddio. Che in realtà io non è che l'abbia mai scritto. Mi piacerebbe riorganizzare il suo metabolismo. Oh, mi fai venire un'idea. Però ci sono arrivato, carta. Dai, non fare quella faccia così. Ok, eccolo là. Secondo questi ordini sta succedendo qualcosa di bizzarro a Luna Park. Credevo fosse l'obiettivo. Forse dovremmo indagare quando non abbiamo nient'altro da fare. Come quasi, sempre. Dobbiamo indagare. Guarda che schifo sti. Se io li metto qui dentro, come vedete. Sono gli ordini del commissario che ci dicono di affrettarci a Luna Park. Dobbiamo andare a Luna Park. E ogni giorno. Ogni giorno parlo in siciliano e fai benissimo. Fai molto molto bene. Allora, devo usare la macchina se non sbaglio. Qua non si può andare. Ah, si può. Fammi vedere. Sì, in famiglia sono siciliano, anche nella mia in realtà. Però io ho sempre parlato poco il dialetto. Non si usa la macchina. Ah, ecco. Siamo la macchina. Luna Parco e i vari paninari. Ma andiamo a Luna Parco. Madonna che manovra. Sopravvissione. Non lo trovo. Adesso cosa faremo? E adesso prendiamo l'autobus e lo cerchiamo. Senti, carta. Lo sapevo. c'ha la cadenza siciliana lui. Mi ha accappottato. Toglietevi di mezzo. Bestie parzialmente svestite. Cosa? Chi era quello? Stai a sentire? Non lo so, ma se non fosse per l'ambiente allegro di questo Luna Park, gli romperei le rotule delle ginocchia. Sei un piccolo diavoletto, Max. Sei un piccolo diavoletto, Max. Parla catanissi. Allora, vediamo. Io devo parlare con questo. Musichetta è bellissima. Facciamo una papera. Lo sai, scommetto che tua mamma ti lavava la bocca col cherosene. Mi spiace ragazzi, siamo chiusi, non posso venire. Per motivi di assicurazione, lo sai. Maria non parla. Non parla. Ma scusa, chi era quello? Chi erano quei misantropi all'entrata? Che misantropi? Quali misantropi? Il bassotto con il parrucchino da sballo e quello alto con gli oscuri occhi duri. È bellissimo. Ehi, che sia io qui ci lavoro e basta. Nient'altro? Non sai chi siamo noi? Non me ne può fregare meno. Paria. Scusami, ho letto male. Paria non parla. Mannaggia. Effettivamente, cioè, allora, guarda, hanno cambiato il font della chat su Twitch. E fa veramente cagare. Posso vedere se l'allargo un po'? Posso provare? No, non funziona qua. Perché c'ho quella integrata su OBS. No, veramente quel paria che hai scritto sopra sembra un parla da lontano così, eh. Mi devo avvicinare così. Perché nel secondo ci ha messo l'accento, è stato bellissimo. Allora io mi devo far vedere i piani a lui. Quindi basta, stop. Tornerò. Non vedo l'ora. I'll be back. Ci prendono sti piani. Sono gli ordini del commissario che ci dicono di affrettare. Sì, fammi ridare a lui. Guarda un po' qui, ragazzo. Siamo della polizia privata. Ecco la nostra autorizzazione per essere qui. Adesso facci entrare, prima che ti facciamo sostituire con una pompa di benzina. Devo farlo vedere al capo. Oh, l'hai bruciato! Ma sei un coglione. L'ha bruciato. E mo? Direi che potete entrare. Ah, meno non male. Fate tensione. I Luna Park potrebbero danneggiare la vostra salute.
Commento inutilmente enigmatico. Se li avessi avuti, avrei bagnato i calzoni. Dalla paura. Tutto sembra in ordine qui. Qui ci sono delle cose. Sam, guarda là. Ci sono delle cose da prendere. Come osi chiamare le autorità senza prima consultarmi? Ecco, ho provato a parlarti, ma eri immerso nell'autocommiserazione. Ah, ok. Sì, ma... Sono loro. Salve, io sono Shep Cushman e questo è mio fratello Burl. Benvenuti al nostro Luna Park. Quello che c'è rimasto. Io sono Sam, lui è Max. Proteggiamo selvaggiamente i diritti degli innocenti. Anche quelli crudelmente deformati come voi, signori. Loro signori, insomma. Bene, sembrate proprio i tipi giusti per risolvere il nostro piccolo problema. Venite da questa parte. Andiamo. Vedete questo blocco scongelato di ghiaccio? Sì. Come potremmo mancarlo? Una volta questo era la nostra principale attrazione. Ah, la tua attrazione principale era un blocco di ghiaccio? Non essere stupido. La nostra attrazione principale era un singolare... Autentico. Realistico... Piedone. In ghiaccio. Fammi capire bene. Volete che noi ci scarrozziamo per tutto il paese alla ricerca di un piedone bagnato? Non ho mai scarrozzato prima. Fa male? Ma Bruno ci deve essere restituito. Fa male. È una stupida bestia brutale senza alcun senso del bene o del male. Ehi, chi non lo è? Inoltre, ha rapito la nostra seconda principale attrazione. Quale? Vuoi dire il blocco di ghiaccio? No, si tratta di Trixie, la ragazza dal collo di giraffa di Scranton. Oh. È scomparsa allo stesso tempo di Bruno. Possiamo solo supporre che l'abbia presa il mostro quando è fuggito. Direi che Max ed io potremmo ricercare i vostri mostri mancanti, ma avremo bisogno di mano libera a Luna Park per cercare indizi. Sì, e anche hot dog al mais gratis, così possiamo farci venire il mal di pancia. Ah, nessun benissimo. Problema. Ecco un biglietto gratis per la giornata. Lasciate tutto a noi e quegli scherzi della natura vi saranno restituiti prima che abbiate finito di leggere il Corano. Non ha combattuto Godzilla? Ok, ci siamo. Allora, qua ci sono dei peli e li raccolgo. Sono delle prove. Poi c'è un'altra cosa da raccogliere. E potrei parlare pure con loro di nuovo, perché c'è una cosa interessante da sentire da loro due. La papera. Lo sai, una volta uscii con un cucciolo di bassotto siamese. Credo che tu voglia dire due volte. Cosa posso fare per te? Hai mai pensato alla chirurgia? Per cosa? Per cosa? Parlami di piedone, dai. C'è qualcos'altro che puoi dirci del piedone fuggiasco? Ecco. È il nostro piedone. È fuggito ed è una minaccia per la società. Okay. Che altro dovete sapere? Ha ragione, Sam. Non credo che il mio cervello colossale potrà immagazzinare altre informazioni. Invece questa... Cosa ci puoi dire di Trixie? È una giovane donna molto sensibile. Se ti interessa quella roba. Cantava canzoni folcloristiche agli altri mostri nella sua roulotte. Hai mai sentito una canzone folk di New Jersey? No. No. Non la vorresti neanche. Ah, c'era un'altra cosa. A lei piacciono gli uomini fatti come la Statua della Libertà. Verde e arrugginita? Alta e ottusa. Alta e ottusa. Chi erano quei tizi che abbiamo questo incontrato all'entrata? Quali tizi? Uno era basso, con grandi capelli. L'altro era uno alto con grandi mani. Ah, vuoi dire la famosa star internazionale con Roy Bumpus? E il suo assistente, Lee Harvey. Bumpus? Chi è Conroy Bumpus? È un lunatico. Un pazzo. Un pazzo. Ed inoltre un cantante country. Voleva comprare Bruno e Trixie da noi. Mamma mia, com'era incavolato. Voleva quando ha scoperto che non li avevamo Bruno più. Scommetto che la vita è un continuo tormento per voi. Veramente? Non è poi così malaccio. Parla per te. Andiamo di nuovo. Scommetto che la vita è un continuo tormento per voi. Veramente? Non è poi così malaccio. Parla per te. Allora si torna alla caccia del piedone. C'era qua un'altra cosa da prendere, se non ricordo male. Era questa bella manina qui. Sì. La mano tagliata di Jesse James.
che si muove ancora. La mano tagliata di Jesse James, che è quella che loro poi ci hanno appeso negli episodi, no? Bellissimo. Fantastico. Andiamo, usciamo di qua. Qui ci abbiamo una roulotte che non possiamo ancora aprire. Picchiamo, qua c'è un gioco bellissimo. No, no, mio Dio, no, devo andare a fare subito il giardino. Qua c'è sta lente che mi devo prendere prima che me la scordo, che me la scordo sempre. Poi devo utilizzare questo gioco. Non si raccoglie. Scusa, devo usarlo. Dai. Vai, topolini. Ho vinto qualcosa. Fammi vedere che cosa ho vinto. Esilarante. Ah, ok, la lampada. Devi posso è mettere una luce nera. La lampadina nera, la posso mettere. Ci qua. Sta perfettamente. Non mi ricordo se si può già usare questa. Questa dovrei aprire, però non posso aprirla adesso. Ma ci proviamo. No, niente. Forse usa. E lo prende. Devo usare questo cono della tragedia. Andiamo. Forse no, così no. Scommetto che ci sono circa 4 o 5 incidenti all'anno su questa cosa. Fantastico! Devo parlare con lui per salire. Ehi, ragazzo circense. Che cosa? E che voce che gli hanno dato? Il mio collega ed io vogliamo fare un giro sul cono della tragedia. Proprio così. Abbiamo perso la voglia di vivere. Non dovremo, chi se ne frega. Sembrate due gentili mammiferi non litigiosi. Allacciatevi e attiverò il cono. Ma chi se ne frega. Oddio, è bruttissimo. Che cavolo. Mio Dio. Aia. Dovrebbero essere morti. Si è ripreso. Questa cosa serve, oh, in realtà. Mi sento tragicamente svuotato. Anch'io, come se una parte integra della mia propria essenza fosse stata strappata dal mio essere profondo. Facciamolo profondo. Di nuovo. Più tardi. Forse più tardi, amico mio. Più tardi, vediamo. Infatti, ehi, c'ho l'inventario vuoto. Cosa è successo alla mia scatola di cianfrusaglia? Cosa è successo alla mia scatola di cianfrusaglia? No, se non sbaglio di qua si passa, vediamo. Sì, no, questo è il tunnel dell'amore, ma ci andrei dopo. Devo andare all'ingresso. Esatto, qui. Devo entrare qui dentro. Che io ho smarrito un sacco di robe.
Santi numi tostati. Niente di personale, ma sei la cosa più brutta che io abbia mai visto. Ecco, c'era quella conferenza dei programmatori del computer. Hai perduto qualcosa? Ho perso un mucchio di robaccia fantastica. Sei stato senz'altro dotato di poteri psichici per compensare le tue ovvie mancanze fisiche. Brutto affare. Hai una ricevuta? Ecco, no, ma... Credi che facciamo entrare una qualunque faccia da cane dentro a prendere la roba? Torna quando hai la ricevuta. No, la ricevuta. Suscettibile. Oddio, è vero, la ricevuta. La devo recuperare dal tizio di fronte a... al cono. Devo parlare con lui. Ehi! Ehi, ragazzo circense! Che cosa? Che cosa? Ho perso la mia roba! Dov'è finita la mia fantastica robaccia? Deve essere caduta dal cappotto durante il giro. Eccoti una ricevuta, portala alla tenda degli oggetti smarriti. Ok, grazie, andiamo. Ora ce l'ho la ricevuta. Non riesco a riprendermi dalla tua incredibile forma grottesca. Hai perduto qualcosa? Ho perso un mucchio di robaccia fantastica. Hai una ricevuta? Certo. Certo. Aspetta qui mentre cerco nel retro. Ecco, tutta la roba che abbiamo raccolto sul cono della tragedia oggi è tutta tua. Tutta tua? Mi sento di nuovo intero. Mi sa che dovremmo avere qualcosa in più. Ecco, questa. È una potentissima calamita per frigoriferi che dice mondo dei pesci sul lato. Come ho fatto a finire qui dentro? Pesci. Mondo dei pesci. Ora accendiamo il mondo dei pesci. Sì, accendiamo, sì. Oppure andiamo dai paninari prima. Andiamo a vedere il paninare. C'è qualcosa che devo prendere qui. Vediamo se mi ricordo. E qui è bellissimo, c'è proprio... Devo andare al bagno. Devo andare al bagno. Cosa fantastica. Che sta musica così. Ah ok, ho sballato il MIDI. Devo andare al bagno. Ho capito. È un espositore del gioco portatile Carbomb di Sam e Max. Carbon. C'è una cosa da comprare, eh? Questo cos'è? Devo andare al bagno. È una scatola di caramelle al pecan. No. Vabbè, parliamo con lui così facciamo andare in bagno Max. Sei il responsabile qui. Mi piacerebbe metterlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. 6 anni. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Il mio amico deve andare al bagno. Il mio amico qui deve usare la toilette. Al diavolo la toilette, mi serve un gabinetto. È nel retro, ecco la chiave. Che chiave gli dava? Che raspa imponente attaccata a quella catena. Non c'è più carta igienica? No, è solo che abbiamo avuto dei problemi con furti di chiavi. Sono le più pulite di 9 con te. Le chiavi? Le toilette. Hai bisogno d'aiuto, amico mio? Credo di farcela da solo, Sam. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? No. Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Devo parlare con lui. Dimmi la testa chiara. Max, sei confuso quanto me. Di più. Allora, la chiave me la dai a me. Credo che dovremmo tenere la raspa. Probabilmente hai ragione. Nessuno si merita di usare un bagno così lindo. Il
basta. Bene, ecco tutto. Questo era da raccogliere, se non erro. Togli Max davanti. Dai Max, togli davanti. Dai, spostati. Sapevo io. Fatti un giro. No, no. Max, spaventerà il cavallo. Ah, ok, grazie, ti sei spostato. Voglio questo bicchiere. Ok. Non ricordo che serviva, però lo voglio. Usa la macchina. Devo andare all'altra panineria perché sto cercando una cosa. Sembra che ci sono cose diverse qui. È un espositore degli album di Sam e Max da colorare. Ciao pupetta. Come stai, pupetta? Che non mi ricordo. C'è una cosa che non mi ricordo. No, provo a prenderlo io. No, ma è l'album da colorare? No, mi interessa. Andiamo all'altro. Buonasera. Ce la caviamo, dai. Ciao Sancho. Passa un po' di tempo che... Sì. sì, l'ho già giocato, se non Max, sì. Però ho comprato la versione di Steam. È un espositore con i libretti dei modelli di Sam e Max. Piratati. Boh, vabbè, poi mi ricorderò se c'è una cosa da fare. Intanto continuiamo la... Ti auguro una buona avventura. Sì, in realtà stavo dicendo, l'avevo già giocato e ho comprato quella versione che c'è su Steam. E la versione su Steam è tutta doppiata. È tutta la voce. Ho detto, ma lo mio, ma non li gioco. Con tutte le voci. Che figata. Ah, vediamo. Per fare questa cosa mi sa che non posso ancora farla. Sento un rombo distante. Avresti dovuto pensarci prima di partire. Guarda quella macchina buttata lì. Qui gli fregano i pesci. Li pesca e gli fregano i pesci. Oh, grazie pupetta, grazie dell'host. Gentilissimo. Guarda come gli stanno fregando i pesci! Bravi, bravi ladri, bravi! E li portano... Dove li portano sti pesci? In realtà lo so, però... Strano! Si sa che si potevano raccogliere? È un secchio pieno di pesci. Forse sì. In verità, Sam, è un secchio pieno di pesci puzzolenti. Chissà se questo potrà influenzare la scelta del pranzo oggi. Ha scritto qualcuno con esposto. Trattasi adesso. Trattasi di oggetto completamente inutile. Non so capire perché. Ma non posso prendere dei pesci, no? Non posso parlarci. No, devi prendere... Devi raccogliere un pesce, vai. Che sta... Ma che ha fatto, ma? Cioè, prende il pesce e glielo dà al pesciolone grosso. No, ma perché? No, sta cosa non l'avevo mai provata, o non me la ricordo. Parliamo col tizio. Ho molto pesca, però, eh. Pesca un botto. Cosa succede qui? Cosa succede qui? Te lo dico io cosa succede qui. Sto rischiando la polmonite in questo laghetto. Ecco cosa succede qui. Ma l'elicottero cosa succede con l'elicottero? Quell'elicottero è la maledizione della mia esistenza. Ogni volta che prendo abbastanza pesci per riempire la rete, l'elicottero scende e porta via i pesci al ristorante Palla di Spago al Central Dis del Minnesota. Palla di Spago? Ah, ecco, me l'ha segnato. Ah, vedi, è stato un... Davvero triste. Lo so, è come essere intrappolato in un romanzo di Norman Mailer. Amo tutti i tuoi film, specialmente le prime commedie. Di cosa stai parlando? Esatto. Oh, scusa, forse ti ho confuso con qualcun altro. Ciao, sponsor. Ciao, Wolf.
come stai, Volpe? Cosa ne sai dei piedoni? La mia prozia Lois sposò un piedone. Perdeva tutto il suo pelo sul divano della nonna Phyllis. Vabbè, non basta, non me ne andrei. Non muoverti. Ed abbiamo scoperto tramite lui che possiamo andare. Possiamo andare alla palla di spago. E noi ci andiamo. Guarda che bella. Non ti muovo che ti prenda a morsi in testa, sa? Non ti muovere. Ma qui mi sa che posso fare ben poco, eh? Guarda quanti pesci che buttano giù. Però con questo ci parlo. Ehi, che sei? Lavori qui? Proprio così, da 40 anni. Allora, come posso aiutarti? Oggi la rete mi fa troppo le bizze, però, Se vedete che un attimo si pianta la live perché la rete va su e giù. Me ne accorgo con OBS che se ne va in rosso. Sembra... Sì, no, è a tutti, pupetto, l'ho appena spiegato. Perciò, non ho capito se è il server o sono io. Ma non sta facendo troppo, non mi sa che è il server. Non mi dire che questa palla è fatta veramente da un unico filo di spago. Proprio così, è il più lungo filo di spago al mondo, circa 46 metri. Da 40 anni lavoro lì seduto. Sì. Cosa vogliono dire tutte quelle lische di pesce che vediamo volare dalla finestra? Quelle sono le rimanenze della nostra ultima consegna di pesci. Il nostro famoso ristorante girevole procura il pesce fresco tutti i giorni dal mondo dei pesci a Mosquitoville, nel Missouri. Vero, l'abbiamo appena visto. Sono posti come questi che mi fanno desiderare di essere canadese. Hanno anche uno di questi, ma l'altra metà è francese. Ah, ok. Io uscirei da qui. È tutto per adesso. Ciao Snake, sono in treno, sto tornando dalla Games Week, ho mal di testa, sono stanco, volevo beccare Wack oggi, ma in treno l'ho mandato. No, Snake. Almeno sei riuscito a vederlo una volta? Non posso tagliare lo spago a metà. Distruggerebbe la sua fama della più grande palla di spago al mondo. Ma un pezzettino lo può prendere. Trattasi di oggetto completamente inutile. Pezzettino di spago non... Ah no, forse non lo può prendere. Non posso fare nulla qui adesso che io mi ricordi. Quindi proviamo ad andare sopra al ristorante. Mandare i messaggi, arriviamo a 30 minuti dopo. Ah, ecco perché io ti avevo scritto oggi effettivamente, Snake, ti avevo risposto, ti ho fatto una domanda, no? Ecco perché non mi hai risposto. Ti sei in carta materia, ci sta. Dobbiamo salire su. Dobbiamo andare al ristorante. Ma hanno costruito un ristorante qua sopra? No, se n'è andato. No! Devo aspettare che torna. Forza, torna giù. Ok, apriti. Bravo. Muoviti, Max. Sì, ho visto, arrivo a casa e ti mando le foto, dai. Ma mandale a tutti. Cioè, le metti nel tuo gruppetto, no? Pizza in forno. Ehi, guarda! Che devo guardare? Oh, cavolo! Quella sì che è una lunga estremità. Peccato che non possiamo raggiungerla da questo lato. Hai sempre bisogno di un lungo pezzo di corda in giochi come questo. È vero. Sì, è il primo Sam & Max. L'ho preso su Steam e l'ho voluto giocare. Ho scoperto così che è tutto doppiato, tutto. Io non l'avevo mai giocato questo gioco, tutto doppiato. Ma lo potevo usare? Qui come si usa? Aspetta, che c'è un modo per usare. Devo farlo stare Forse devo premere i tasti, non mi ricordo. Guarda che fa così per... No!
Che ho fatto? Oddio. Ho sbagliato. Ho tappato per sbaglio. Sto premendo dei tasti perché devo capire un attimo. C'era un modo per farlo. Questo mi serve farlo, eh. Esca. Sono sicuro che sia utile, ma non so davvero perché. O magari si farà. Trattasi di oggetto completamente inutile. Si farà un'altra volta, magari, vediamo. Cosa stai facendo? Stare a usare i miei poteri telecinetici per piegare i miei attrezzi. Peccato, per aiutare me a riparare meccanismo rottante, questo mi sembra logico. Questa? A cosa servono quegli attrezzi malformati? A molte cose, a razza di... come grattare punti difficili. Ogni punto è difficile da grattare per me. Volere voi campione gratis? Sì, certo. mi serve, sì, sì. Io sì, fare sì. Te uno. Io fare te uno. Ma me lo puoi dare anche diritto, eh? Essere tutto tuo. Grazie. Dove andare, ma niente. Sì, ho letto Volpe, peccato. Come è successo a me. Dovevo andare. Bene, eh. Arrivederci. Non ci sono potuto andare. Ed abbiamo recuperato. Ma questi potevo raccoglierli, mi ricordo. Sì. Ok. Mettili qua. Ormai non siamo diventati raider. Adesso posso controllare la velocità e la direzione del ristorante con questo cannocchiale montato. È la cosa più ridicola che abbia mai sentito. O forse no. Ho visto Sanji in giocolotto, ho pranzato con giocolotto, stavo mangiando da solo e mi ha visto e si è venuto pure lui, grande. Vediamo adesso se lo utilizzo. Adesso vedo il mouse, perfetto, prima non c'era. Quindi ottimo, questa è una cosa in più. Ecco, ecco, vedi? Era questo che volevo fare prima. E non potevo farlo, perfetto. Prossimo anno si vede, ci abbracciamo tutti forte forte per compensare quest'anno. Sì. Sì. L'anno prossimo ti molesto. Scherzo. Va bene, io qua devo montargli un'altra cosa, se non ricordo male. Sono sicuro che sia utile, ma non so davvero perché. Forse la lente che ho raccolto, fammi provare. Che se non erro era la lente. Esci da qui. Va bene, ho messo la lente di ingrandimento davanti al cannocchiale montato. Ah, ottimo. Fammi vedere. Così vedo meglio, no? Quella è l'incantata foresta Tartan. Quella è l'incantata foresta Tartan. Che bella. Devo cercare qualcosa. È una roccia. Una roccia? Forse mi serviva proprio cercare la roccia. Perbacco, è la pianura dall'eterna pioggia acida. È una roccia. Un'altra roccia? Il più grande tronco del mondo. Tutto a molestare Paolone, sì. Ci sta. È una roccia. Un'altra roccia? Beh, non credo. Monte Badrish. Monte Badrish, che schifezza. Monte Badrish. È quella di Springfield. È una roccia. Un'altra roccia. Mi serve qualche informazione più. È la valle delle luci misteriose. Andiamoci. Così scopriamo il mistero. C'è un'altra roccia. È una roccia. È una roccia. Dovrei aver finito. Quella è l'incantata foresta Tartan. Abbiamo fatto il giro, quindi per sono ora... sicuro che sia utile, ma non so davvero perché. Per ora no. Quindi torniamo. Devo usare questo ascensore. Hai ragione. Devo usare Castello. Dobbiamo andare giù.
na na. Facciamo un fake in Swick e invitiamo Paolo come VIP e gli facciamo un'imboscata a bracciola. Sì. Lo traumatizziamo. Ah, c'era, io ricordo che c'era una cosa che devo comprare in questi ristoranti. Vediamo se mi ricordo. Vediamo se mi ricordo. E dai, guarda. Stava qui. È una scatola di caramelle al pecan. No. È uno scaffale pieno di schifezze snacky. Quindi no. È uno scaffale pieno di schifezze snacky. Quindi queste no. Queste? Queste è potevo... l'espositore del gioco portatile Car Bomb di Sam e Max. Questi li potevo comprare tutti, ricordo. Infatti, che poi lo devo pagare. Sei il responsabile qui. Mi piacerebbe esserlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Vorrei comprare questo. Vorrei comprare questo. Hai dei soldi? Certo, ecco. Desideri altro per oggi? Tu prendi la testa da sinistra e fra da dietro. Altro? Fra da dietro. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Mi richiedo. La prossima forse il pass per la mia, perché sono nelle... Ah, è vero, sì, i danni pass e membri però sono limitati. Danno a chi partecipa alle serate live. Ne ho fatto un paio. Ah, sì. È vero, bravo, sei un grande. magari. Questa è l'idea. È uno scacciamosche ufficiale di Snacky. Scacciamosche? Ma cazzo, io ricordo che c'era una cosa da comprare che era utile per il gioco. Dove stai girando? È uno scaffale pieno di schifezze snack. Ah, ho capito, andiamo via. Comunque adesso io potrei andare qua e facciamo un altro giochino. Possiamo fare una cosa molto interessante adesso. Niente, sono traumatizzato. Ci vai, usalo. Vai, go, entra. Il pesciolone. Perché adesso posso svitarlo. Ah, lo devo svitare prima, vabbè. Guardalo che bravo, guardalo che bravo. Fra vuole fare un giochino con te. Fra non ha detto nulla, quindi ecco, chi ti ha consente. Ok, adesso usalo adesso. Dai, anche tu Max. Dai Max, vai. È un po' instabile qui. Ripreso? Sì, sei ripreso. Dai Max, ma perché? Come si faceva? Ehi hey, Max. Cosa? Cioè, deve essere il pesce, no? Perché questo gioco si chiama Car Bomb? Per evitare di venderci anche i pantaloni per pagare i danni. Ma non porti i pantaloni. Non ricordarmelo. Sei proprio in gran forma, amico mio. Tutto grazie alla caffeina, Sam. La caffeina. No, allora, quindi non era parlarci. Bene, ecco tutto. Però c'era... c'era da fare qualcosa. Forse devo raccogliere, Max. È un po' instabile qui. Eh no, ogni tanto mi si frizza a me, Snake, perché vedo che il server perde... va giù, poi ritorna su. Se ti è capitato adesso che si è frizzato. Ehi Max, vieni qui. Si faceva così.
Vai. Geronimo! Geronimo! Oh, fermo! Oh! Oh mio Dio! Vai, pescalo! Pescalo, pescalo! Bisogna ammirare la prodezza della trota mentre osserva la preda. Questa è una delle 10 esperienze più liberatorie della mia vita, Sam. Santo Merluzzo. Santo Merluzzo. Sono una trota, idiota. Santa trota, ho sempre pensato che fossi fatto di gesso. Dai, dai, vai, vai. Ciappa. Tira, tira. Portalo dentro. Guarda che è tutto pieno di... Oh, è svenuto! Oddio, è svenuto! Adesso cosa facciamo, Sam? È una trota! Sto pensando... Cos'è quel rumore? Arriva l'elicottero. Sembra il tuo stomaco quando mangi troppo cibo thailandese, Sam! No, quello è morto! Quello è morto, poverino! È svenuto ed è morto annegato! Povero vecchietto! Niente più pesce per la... la palla di spago più grande al mondo. Cosa gli hai fatto? Non è colpa mia, lo giuro. Salute. Non è colpa mia, è caduto. Hai provato FF7 remake così? È figo? Ah. Bene. Rapparappa. Cioè, boh, ho sbattuto. Il mio papà ha ancora freddato dietro. Da-da. Ah, due spine. Infatti me l'ha detto pure Quarto che di Cyberpunk non c'è la ruota. Ok. No, il quel coltello non va bene. Poi qui... Te l'avevo detto che avevo un piano. Sì, devo andare a... Forse posso usare Max per prendere questo. Ehi, Max, ho un altro piano. Forse sì, mi fatto... piacevi di più quando eri anenigmistico. Becco e salta la ringhiera. Cosa? Dai, prendi quel... Prendilo. Prendilo. Go. Cazzo, coi denti l'ho rotto. Vedi, non era poi così male. E mo? Ma che buffate, hosti fuori, voi due. Cosa? Aiuto! Apri i brillanti. E se piangessimo come dei bambini? Oddio, che botta! Galileo si sbagliava. Non credo che fossimo nel vuoto, Max. Vero. Ehi, come faremo a riavere la nostra auto? Cazzo, aspetta. È vero. Bene. Bene. Ottimo. Quindi, vediamo. Abbiamo la corda. È questa? Sono 45 metri e mezzo di spago. Minchia! 45 metri e mezzo! Rapparappa! Allora, io devo fare qualche altra cosa. Andiamo... Torniamo a Luna Park. Forse a Luna Park mi sono scordato qualcosetta. Vediamo. Rapparappa! Manco mi ricordo che serve la corda. Ma se chiedo 1 milione di euro mi piombano in testa così come, le come la macchina? Probabilmente no. Cos'era quello? Ah, quella era la casa. Però aspetta, io devo andare al... al tunnel dell'amore. 45 metri e mezzo. Qui devo andare al tunnel dell'amore. Vuoi fare un giro nel tunnel dell'amore? Yuhuu! Lo so. Avrei detto di sì, ma ci proverebbero tutti poi, no? E cascherebbero troppi milioni di euro dal cielo. Allora, qui si deve usare la lampada, vediamo. È una gran bella... Se non erro.
Sì, esatto. Questo tizio morto. Ma c'era? Ecco, questo pannello qua mi serve. Qui ci devo utilizzare Max. Pannello. Prima che vado via. È una buona idea. Forse dovrei provare quando probabilmente. Vai, adesso. Probabilmente è una buona idea. Avrei dovuto provarla prima. Ma prima qua, adesso! Probabilmente è una buona idea. Avrei dovuto provarla prima. Ma che stai dicendo? Era lì! Coglione. Ma stavo lì! Devo rifare il giro. Dai, esci. Dobbiamo rifare un giro. Bene, è stato divertente. Mi è venuta la pelle di cigno. Vuoi fare un altro giro nel tunnel della morte? Vai, entrate, entrate su. È venuta la pelle di cigno. In teoria ce l'ho, Max. Non dice nulla. Ok, poi riprendi Max. E lo usi qua. È una buona idea. Forse dovrei provare quando sono più vicino alla scatola di fusibili. Tipo adesso, aspetta, eh. Lo fa. Sì. Guardalo! Abbiamo rotto tutto. Questa è una cosa difficile da scoprire all'epoca, mi ricordo. Non posso usare questa porta, non è vera. Sì. Non si raccoglie. Però usa. Trattasi di oggetto completamente inutile. C'era qualcosa da tirare, tipo il braccio. Vieni giù da lì, Max. Vediamo. Perché? Guarda qui. No! Mi ha tirato non la palla. Non mi raderò più. Non l'hai mai fatto. No, non fa Wii. Purtroppo non fa Wii. Lo facciamo noi. Adesso la porta è diventata vera. Allora, qua c'era cosa di interessante da raccogliere prima che parlo con lui? Ma di no. Beh, parliamoci. Ciao, grazie del follow, Kendra. Benvenuto. Che posto da sballo. Per me è casa. È vivo. Pensavo che fosse un simpatico giocattolo animato. Chi sei? Sono Doug, l'uomo talpa. Voi chi siete? Io sono Sam. Lui e Max combattiamo il crimine. E ci piacciono le lunghe passeggiate lungo la spiaggia. Cosa volete da me? Voglio parlare di Piedone. Che sai qualcosa di Bruno il Piedone? Bruno il Piedone? Quello che potrei raccontarvi. Che ci racconti? Fermalo, Sam, ci racconterà una storia. Fermalo! Incontrò Bruno per la prima volta 25 anni fa a Saigon. Alcune ore più tardi, poverini. E poi c'era quella volta che abbiamo fatto compilare il nostro 740 da un ornitorinco. Il 740? E... Zitto, per l'amor di Dio, chiudi il becco! Guarda, vogliamo solo sapere dove si trova Bruno adesso. Ah, non ho la più pallida idea. Ma cosa? Forse dovreste parlare con mio zio. Tuo zio? Sì, mio zio Shuvol. A lui piacciono i piedoni. Ah. Quando ero un ragazzino mi raccontava delle storie sulle feste dei piedoni dove tutti i piedoni del mondo si riunivano e facevano delle danze da piedone. E... Dai. Fantastico, ragazzo. Dove possiamo trovare tuo zio? Non lo so, è scomparso dalla faccia della terra poco dopo aver aiutato a costruire la palla di spago più grande del mondo. Credo che potrei piangere apertamente. Guardate, mi sembrate due dritti. Siamo un po' storti. Sì, potrai fidarti completamente. Così se mi portate delle caramelle al gusto di pecan, vi darò la chiave della roulotte di Trix. Inoltre vi dirò un segreto su come è scappato Bruno. Bingo! Perché non dircelo adesso?
perché ho fame. Ma siamo state... sì, l'ho detto. Ok. Cosa diavolo sei allora? Le caramelle al... Sono un uomo vegan. Talpa, pensa un po'. Credo che sia un uomo talpa, Sam. L'ha detto. Vabbè, ciao. Credo sia tutto per il momento. Bene, ecco cosa troverete l'uscita da soli. Comprare... Ecco cosa dovevo comprare, le caramelle. No, lo so dove stanno le caramelle. Penso che qualcuno debba accendere un interruttore per farlo funzionare di nuovo. Ah, ok, allora devo andare di qua. Basta! Non posso usarlo. Questo è l'interruttore. Madonna. Sti comandi sono carini, perché... Ecco, questo dovrebbe far funzionare tutto di nuovo. Però, farlo... Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo alla macchina. Ho fatto il giro l'arco. Ho fatto il giro l'arco, mannaggia. Perché è la cosa che dovevo comprare. No, i fast food, come si chiamano? Gli autogrill, che non mi ricordavo. Era una caramella al pecan. Non me lo ricordavo. Quindi andiamo qua. Eccole, queste sono le caramelle al pecan. Io queste voglio comprare. Devo parlare per forza con lui. 955. Wow. Grande petta. Sei il responsabile qui. Mi piacerebbe metterlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Wow, ci devo fare qualcosa con queste foche prima o poi, eh? Vorrei comprare questo. Ma che mezza idea ce l'ho, però. Certo, fate le prove. Ecco. Desideri altro per oggi? È tutto. Ciao. Altro? No, me ne vado. Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Voglia, ma... Snake è qui da una vita, veramente. Sono 3 anni che faccio stream. Si può dire che c'è sempre stato. È un espositore del gioco portatile Carbomb di... Questo mi ha aiutato Manuel Mitraglio a scriverlo, sai, pupetta? È vero, la Snake ha incontrato anche Manuel, vero? A proposito, allora, devo andare, ho preso qua, Luna Park. Quello l'ho sviluppato un bel po' di tempo fa. E sta ancora lì online che lo puoi giocare, quel Tetris. L'ho fatto tutto in HTML e JavaScript. Vuoi fare un altro giro nel tunnel dell'amore? Perché no? Comunque considera che l'ho fatto un sacco di anni fa, mi sa che su mobile non funziona. Solo sul browser del PC. Allora, gli diamo queste bellissime caramelle, eh? Ah, ecco, vedi, pensavo che ti sarebbero piaciute delle caramelle. Quelle le devo sistemare, pupetta. Grazie, il pecan è il mio favorito. Ehi, sei un giusto. Prendi questa chiave come segno della mia gratitudine. E dopo le stavo rivolcando perché hanno fatto uscire... Dai, dammi la chiave. Hanno fatto uscire la versione definitiva di Puppo e hanno aggiunto dei... Bravo. Wow, questa è una gran bella chiave. Ok, Sam, filiamocela. Filiamocela. Aspettate. Ho una stupenda storia che... da raccontarvi. Hanno tradotto, cioè c'è da tradurre un altro po' di testo. Alla breve, ragazzo, il mio collega qui ha poca tolleranza per le storie lunghe. Bene, tutto iniziò il giorno prima di oggi. Quindi ieri. Mi ricordo come se fosse ieri. Ah, vediamo. Non questo è molto risaputo, ma Trixie si era innamorata di Bruno. Tutte le sere si introduceva nel tendone delle stranezze e gli leggeva quello che lei credeva fossero i suoi racconti preferiti. Sembrava contenta, per quanto può esserlo una mutilata parodia della natura. Ma come si può innamorare di un piedone? No. Ma non poteva mai essere contenta finché il suo adorato Bruno non sarebbe stato morto. No, la torta si è squagliata. Infine decise di fare qualcosa per il problema di Bruno. Ha supplicato Flambé, il lanciafiamme, di liberare il piedone dalla sua gabbia ghiacciata. Ma...
Flambè ebbe pietà di Trixie e Snake dopo, ciao. Bruno. E la felice coppia non si vide più. Hai capito. Che storia stupenda. No. Però adesso c'ho un piede di porco. Possiamo entrare nella... Aspetta, ho visto una cosa. Ci devo tornare un secondo. Vuoi fare un altro giro nel tunnel dell'amore? Perché no? Dai, che devo vedere una cosa. Mi sono dimenticato una cosetta. Ho notato una cosa. Più che dimenticato. Questo si poteva vedere? No. Cazzo. Pensavo che questa era una cartolina da esaminare. Invece no. Peccato. Vabbè, via. Allora, via. Ciao Eno. Che mi hai visto frizzare un attimo. Che palle sta rete. Sì, sto portando il primo Sam & Max. Il primissimo. Come ho già detto prima, l'avevo preso su Steam e ho visto che è tutto doppiato in italiano. Che non lo sapevo che lo fosse. Bentornati ragazzi. Come puntate? Perché io non so che avete mangiato. Ah, bravo. Perché l'aperto? Bellissimo, Eno. Tipo, no, lo devo rifare, raga. Devo giocare di nuovo sto giochino. Mi faccio questa cosa bellissima. Di nuovo. No, non me ne ho preso uno. L'avevo già fatto prima, però. È troppo divertente. Tra le martellate al coniglio. Ne ho missato uno finora. No, un altro ne ho missato. Mi hai detto troppo. È troppo divertente. Guardali pure i topini che come escono da lì. Perché non mi sta da uno? Ma povero Max. No, ma è divertentissimo, dai. Saranno finiti i premi. Eh sì, perché già abbiamo preso la lampada. Allora, quindi apriamo questa porticina. Cosa? Guarda qui. Magia. Ma come? Proprio così, poco dignitoso. Mamma mia! È tutto un ridere sto gioco, è bellissimo. Fermo, Max! Allora, vediamo cosa c'è da vedere qua dentro. È tutto così puccioso, non uscire. Tutto così puccioso qui dentro, il riso. È rassicurante sapere che Luna Park è ancora là fuori. Perché? Qua? È un grande armadio. Ok, apri. Trixie è una grande ragazza. Questo cos'è? È una scheda punteggi dall'emporio del golf alligatore. Oh, a Riumi Paese. Oh, intanto Max è tutto sbandato. Bene, abbiamo recuperato un altro posto. Questo si poteva aprire? Sì, pare di sì. Ehi, c'è un favoloso costume qui dentro. Cos'è? Che è sto costume? È un costume di chi cammina sui trampoli. Ma come c'è? Credo che qui non ci serva più nulla. Andiamo a prendere la macchina. Dai, andiamo. Facciamo il giro di qua. No. Scusa. Non si raccoglie. No, stai zitto. Ma devo fare sempre il giro lungo. Sbaglio sempre strade. Pipom pipipom pipi. Dove siete stati? Ah, Alligator Golf. Ecco, qui c'è una cosa che mi serviva.
prima. Guarda che sto tizio. No, sono proprio curioso di sapere la voce che gli hanno dato a sto tizio. Però prima fatemi raccogliere questo. Trattasi di oggetto completamente inutile. Non è vero, raccoglilo. Bravo. Parla con lui. Sentiamo che voce gli hanno dato. Non che mi interessi più di tanto, ma cosa ti ha fatto pensare di mettere insieme alligatori e golf? Ma non ci ho pensato per niente. Il fatto è che una volta questo posto era un campo da golf in miniatura. Poi nel 89 la palude ha inondato tutto il campo, inclusi i mulini. Prima che potessi capirci qualcosa, mi sono trovato con un campo da golf in miniatura, pieno di alligatori lunghi 5 metri. Oddio, quando capita una cosa del genere. A chi lo dici? Così ho creato sto campetto. È bellissimo. Oggi ho creato sto campetto. Sai cos'è questa cosa? Una volta era il mio raccattapalle. Uno dei miei igatori si è mangiato l'estremità. Finché non ne pio uno nuovo, devo raccogliere palline dall'acqua con le mani. Non è un po' pericoloso? Guardagli le mani. Guarda un po'. Guarda un po'. Va bene. Tu hai mai visto... Allora, che tipo di handicap hai in media un piedone? Piedoni? Non me fa cominciare coi piedoni. Ce l'avevo un piedone. Era la principale attrazione mia. Sto fiutando. Ma tutti c'hanno piedoni qua. Gli dava alloggio, cibo. E come mi ha ripagato? Come? Pezzi da 10 e da 50? No, se n'è scappato. Ha avuto una mano? Ecco, qualcuno gli avrà fornito qua la torcia alle acetilene per tagliare il bracciale protettivo intorno alla caviglia. Cosa? Il bracciale protettivo? Vabbè, i feri. I feri. Vabbè, i feri. Cosa ne pensi di Conroy Bampus? Conroy Bampus è il mio idolo. Ho chiamato tutti i figli miei e l'animale mio come lui. Gli ho costruito un monumento di lattine di birra nel garage. Vivo per il giorno in cui potrò incontrarlo di persona. Addirittura. Perché mo chiedi? Oh, nessuna ragione. Perché mo chiedi? Vabbè, da papera. Ho questa voglia inspiegabile di comprare delle valigie. Oh, non dirlo manco per scherzare, ragazzi. Non andare via. Dove che vado? Non dirlo manco per scherzare, ragazzi. Oddio, fa troppo ridere. Max, andiamo. Oddio, fa troppo ridere. E il proprietario non sa niente di quello che è successo al suo piedone. No, infatti ci fa, è bellissimo. Il signor Bampus, sai una cosa? È la versione di Steam che è tutto doppiato. Che enormi forze invisibili si siano allenate contro la mia ricerca dal piedone. Infatti. 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 Oh. Ehi, guarda, sono quei due. Cos'era quella parola, Sam? Misantropi. Sì, misantropi. Sì, misantropi. Cosa sei tu? Il presidente del club capelli per persone basse? Questo è il signor Conroy Bampus, famosa stella country e western. Vi suggerisco di mostrargli del rispetto. Sì. A me sembra una lucertola domesticata. E scommetto che la testa gli prude, con quel tappeto. Forse dovreste fare attenzione, piccola palla palosa. Ah sì? Ho più capelli io sul mio sederino che tu su quella tua zucca vuota country. E va bene, ne ho abbastanza. Nessuno prende in giro i miei capelli. Oddio. Stai fermo, lurido gattaccio pieno di pulci. Oh mio Dio. Fermo! Guarda, guarda come lo mena! Non ci ho fatto una palla? Ecco, capo! Oh, merda. Fatto volare. Perfetto. Che cretino. Il suo 5 non è male. Ho paura, Sam! Ho paura, Sam! Ma questo si raccoglie. Mi sa che lo devo lasciare lì per un attimo. Che mi servono i pesci. Mi servono i pesci. Vista! Vista! Che, no, effettivamente non... Non posso. Andiamo via.
Vai via. Non va via. Fammi uscire da qui. Come si usciva da qui? Vai. Ok. Non parlo più. Dove sono? Come si esce da qui? Che carini questi alligatori. No, mamma mia. Non volevo andare più. Devo andare a prendere i pesci. E se non erro li prendevo qua. È tornato, non è morto. Ma li prendevo qua i pesci. Che mi sgarro, prendo il dubbio. Vediamo se lo fa. Devo andare. Solo nel Max piano. Toccherebbe una cosa simile. No, non lo fa. Dicevi, devo andare. Trattasi di oggetto completamente inutile. La cena chiama, buona continuazione, buona serata. Ciao pupetta, grazie di essere passata. E buona cena. Quindi no, non riprendo qua i pesci. E via, andiamo via allora. E che mi ha fatto questo scavo? Dove che ho visto altri pesci? Non credo che li posso prendere qui sopra. Non ci posso più andare lì io. E no. Vabbè, proviamo a tornare agli alligatori, vediamo che succede. Ehi, golfista di professione. Ehi, cadetto. Cadetto. Cosa diresti se ti dicessi che Corroy Bampus è un grosso foruncolo infetto sul sedere dell'umanità? No, non glielo dire. Ma perché? Guarda come gesticola. Niente, mi faccio mangiare da igatori. Sto solo controllando. Va bene, no. Non andare via. Con lui non posso andare. A dove che vado? A dove che vado? A dove che vado? Prova a salvarlo, ma cioè io ricordo che ho bisogno di qualcosa che fa spostare gli alligatori. Vista! No, qua non ce l'ho. È un secchio pieno di palline, non posso parlarci. Che se uso queste. Non va bene. Swing. Vediamo. Dove è andata? Ah, con questo posso decidere dove tirare, tipo qui. Che carini questi alligatori! Vi piacciono gli scarafaggi? Vediamo se funziona. Dovrebbe anche funzionare questo. Facciamo cascare Max. Vai. Kapum. Steng. Funzionato. Ehi. Ehi. Ho paura, Sam. Sì, hai paura. Servono dei pesci. Mi serve qualcosa per spostare gli alligatori. Perché così io poi ci posso camminare su. Solo come faccio? Dove li prendo? No, no, no! Lascia stare. Se posso anche abbandonarlo questo qua. Dov'erano? Dov'erano i pesci? Dov'erano? No.
Linda Park? Non mi pare. No, no, non stanno qui dentro nemmeno. Ci abbiamo visto tutto. Qui no. Non dentro neanche. No, ma ci posso andare da solo, vediamo. Non sarebbe romantico senza Max. Non ci va da solo. Da solo non ci va. Beh, altri pesci li ho visti solo. Sono qui. Nemmeno che posso provare. Provo a parlare con lui, vediamo. Hai avuto fortuna? La voglia? Non ho avuto fortuna dal giorno che sono nato. No. Hai visto Corroy Bumpus? No, cerco di ascoltare la musica country. Quando lo faccio, solitamente mi viene una voglia incontrollabile di bere molta birra e di fare cose illecite al bestiame. Cosa? Forse dovresti scambiare idee con il mio collega. A proposito di quell'elicottero. Non farmi parlare di quel maledetto attrezzo che mi farà sudare come Sisifo per tutta l'eternità in questo freddo laghetto. Ah, ok. Ok. Cos'è successo a tuo prozio, il piedone? L'hanno rasato a zero ed è diventato un famoso avvocato. Cosa? Nessuno se n'è mai accorto. Cosa? Allora, abboccano o no? La voglia degli abboccano. Sì, abboccano abbastanza bene. Nell'ultima ora hanno abboccato un braccio, due dita e il mio naso. Cosa? Se abboccano di più dovrò fare della chirurgia di ricostruzione. Non muoverti. Ripeto, wait, what? Sì, è stranissimo. No, non posso raccogliere questi pesci di qua, no. Solo Max toccherebbe una cosa simile. Ma questo... Trattasi di oggetto completamente inutile. Trattasi di oggetto con... È un secchio pieno di pesci. Ma questo, raccoglilo. Forse è questo. È un secchio pieno di pesci. Ma vaffanculo! Guardalo! Dovevo raccoglierlo. Ricordavo bene che stava lì il secchio di pesci. Ce l'avevo davanti agli occhi il secchio di pesci. Perché sbagliavo il cursore, utilizzavo USA al posto di prendi. Fammi uscire da qui. Aspetta, arrivo, guarda come si fa. Guarda come si fa, guarda. Prendo i pesci e li utilizzo. Quindi io devo spostare questo più o meno qui. Vai. Guarda che bella sta roba. Cos'è bello? È ancora vivo. Forse ho anche sbagliato, però proviamo. Un po' avanti. Odio la musica country. Odio la musica country. Vediamo così dove arriva. Se ci sale su fino a dove arriva. Vai. Non vai? Dai. Ho paura, Sam. Stai tranquillo. Allora, forse devo spostare. Devo spostare in altro modo. Se faccio così, proviamo così. Ammazza, oh. Si è rimesso dove era prima. Allora facciamo Vista! Vista!
Proviamolo così, vediamo. Oh, si è sbagliato. No, questo va bene. Swinga pure quello. Perfetto, col cavolo. Tacci tua, dove te ne sei andato? E 10 metri più avanti è andato. Fermo lì, fermo lì. Bravo. Questa mi piace, la devo far spostare pure questo. E prima facciamo questo qui, vediamo così. Quella me l'ha fatta bella strada, perfetto. Stai fermo lì, alligatore della ninja. Veramente. Oh, stare fermo. Così. Dove vai? Cioè, ma perché? Devo andare avanti con l'avventura. Mi state bloccando così. Oh, bravo. Forse così passo. Provo. Vediamo se ci va. Vediamo se ci arriva. Bla 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 bla. No, devo spostare quello. Così swing, dai, potevi fare un salto più lungo, no? Sai, niente salto lungo. Ma che, fermati. Ok, adesso è perfetto. Ehi, hai fatto un sentiero attraverso il laghetto. Sì. Ha fatto quit da solo. Non lo so. Bello sentiero con gli alligatori. Grazie. Accidenti, ce n'è voluto di tempo. Chiudi il becco, Max. Odio quel gioco. Sarà perché sei un giocatore mediocre? Sei un coniglietto irascibile oggi, non è vero? Abbastanza irascibile. Allora perché non ci provi tu a stare in questa puzzolente cabina mentre io picchio a morte quei pesciolini indifesi? Forse dovrei soltanto lasciarti là. Ti ho mai detto quanto sei mediocre al gioco? Fanculo. Ecco, casca. Esci da lì. Come ti faccio uscire? Forse da qua dietro. Ah, si aspetta, forse col piede di porco. Dov'è? Non c'è più il piede di porco. Vieni fuori. Non posso usarli insieme. Non posso usarli insieme. Buona pappa, Eno. Grazie di essere passato. Sam, esci. No, Max, esci. Ehi, Max. Cosa? Raspa, raspa, raspa. Lo stai perdendo, Sam. Esci da lì. Bene, ecco tutto. C'è un modo per farlo uscire. È un bersaglio. Benvenuto. Sei picchiato, Sam. L'ho letto malissimo, sicuro. Brandfendi Guide. Brandfendi Guide. No, ho letto abbastanza bene prima. Prendilo, portatelo via. Non riesci a prendere. Come si fa? Devo spaccare qui. No?
aprire qua. Ah, vabbè, dai, veramente. Ah, che botta. Ehi, Sam. Cosa? Ho trovato un altro campione di pelo e pelliccia di piedone. Mentre la mia giovane persona aspettava, seduta là, in quell'orribile cabina, aspettando. Ok. Dammelo. Su, riprenditi. Ok, ecco, portalo tu. Dammelo. Sarà meglio. Chissà dove lo metteresti tu. Non sono affari tuoi, Sam. Non sono affari tuoi, Sam. Apriamo sta porta. Mi sa che adesso si può aprire. Che sia semiaperta. No, vediamo. Si usa forse. Che c'è qui dentro? Questa palla, ecco. Dai, che... È una palla di neve dal vortice misterioso nella stupenda Gallwomp, Washington. Oh. E andiamo lì adesso. Fammi vedere. Guarda. Che bello. Peccato che sia vuota, avremmo potuto scuoterla. Così? Sì. Cos'è quella scritta sul fondo della palla? Adelmo il piedone, tieni duro. Shuvul, l'uomo talpa. Forse Shuvul si trova al vortice l'uomo misterioso. Talpa. Andiamoci prima che qualcosa mi possa distrarre. Gli alligatori? Andiamo. L'uomo talpa che sta lì. Me lo ricordo quello. Sam, questo posto fa tintinnare la mia testa. Probabilmente a causa di quella placca metallica che hai nel cervello. Bellissimo. Sboing. E c'è una placca metallica nel cervello, lui. Vortice misterioso. Ah, qua è bellissimo. Qua diventiamo piccoli e grandi. In funzione della porta dove possiamo entrare. No, vediamo, intanto andiamo di qua. La gravità se n'è andata in vacanza e ha perso le valigie. Perderò ben altro tra poco. Mi viene su. Vuoi dire giù? Mi viene su. Come vuoi tu. Che dici, Braith? Qua c'erano altri peli. Li prendiamo. Parliamo con lui. Gira lo schermo. E non il bledutti assasok? Sotto sopra spiritoso, no dislessica. Oh. È una donna. Vendi delle palle di neve come questa? Lo facevamo una volta, ma non più. Perché no? Perché avevano un inspiegabile cattivo effetto sul vortice. Con ogni nuova palla che costruivamo, il vortice diventava sempre più debole. La stessa cosa mi succede quando guardo le telenovela. E così abbiamo deciso di smettere con le palle di neve per motivi finanziari, ecco. Suppongo che questo significhi che non avete più tappi per le palle di neve. Proprio così. Mi devo fare un tappo per la palla di neve, vabbè. Sento che il mio senso della realtà è esploso. Prova a ridurre colesterolo, ciò. Torneremo di nuovo. Ostra che, signor! De nuovo, de vecchio, mi va tutto bene. Che bellissimo i dialetti che gli hanno dato. Mi va tutto bene. Allora, dobbiamo andare a trovare l'uomo tal. Va di qua. Vai fuori. Quindi questa porta possiamo entrare? No. In questa porta possiamo entrare? No, decisamente. Dai, corri. Scusi, signor, ma il mio bioma non è muy bueno. In questa qui possiamo entrare? Che non ricordo come... Cioè, ricordo come si fa, ma non so se inizialmente no. Quindi non possiamo entrare in nessuna porta. Andiamo qua dentro. In italiano fa cagare. Vai, entra. Che figata.
Wow, il vortice misterioso è controllato da calamite giganti poste sotto il suolo della Terra. Sono stranamente rattristato dalla distruzione spietata di un sacro mito americano. Riprenditi. Va bene. Riprenditi. Allora, cammina. Fammi vedere. Ci sono tre calamite? Sì. Andiamo ad utilizzare questa. Giallo. Oh, se viene fatto giallo possiamo entrare nella porta gialla. Allora, non ricordo qual è la porta, vediamo un po'. Olesto, nord del sud di Spagna. Quindi abbiamo fatto giallo, forse è questa. No, è questa, vediamo. Vediamo se è questa. Madonna, no, decisamente non è questa. Come si ingrandisce, rimpicciolisce. No, non è neanche quel. Che dovrei entrare di là. Scusa, non era giallo. Andiamo qua in questa zona, quando si rincoglionisce di brutto. Ah, è vero, non è giallo, Cioè sì, è giallo, ma è un giallo troppo acceso. Così è rosso. Devo toccare questo, vediamo. Così è... No, è bianco. Verde. Vediamo che fa così. Si posso entrare nella verde? Neanche camminate troppo lenti. Sì, posso entrare in quella verde. Non posso parlarci. Vediamo che c'è qua dentro. Se è quella giusta. Probabilmente no, però ci provo lo stesso. Oh, di già è tornato, no? È così frusciante qui dentro. Frusciante, sì, ma così noioso. No, io devo entrare in quella rossa, credo. Sta impazzendo con i dialetti in chat. Bravi. Questa rossa voglio entrare. Allora, per quella rossa devo toccare questo. Devo far tutto rosso l'ambiente. Quindi così no, spegniamo questa. Forse è così. Voglio provare a spegnere quella di là. Vediamo. Così, ok, tutto rosso. Vediamo se è quella giusta. Guarda tutto quel formaggio. Non pensavo che potessero fare una cosa simile. Non è la porta giusta. And you parli good English now. Wow. Allora, vediamo che hai detto. Hai imparato English with Borbone. Barbone sotto house. De nome Eugenio. Now mio English very molto migliorato. Veramente migliorato tantissimo. Allora, che porta ci manca? La gialla, quindi. Ma giallo, giallo, giallo? Dovrebbe essere questa. E a me. Ho fatto la doccia, mangio un panino col wurstel e dopo arrivo, ok. Perché non è arancione ma non giallo? Quindi spegniamo il... no, accendiamo il blu. Vediamo che fa. Che col giallo non siamo entrati da nessuna parte.
questo è blu blu, ma blu blu si è spento tutto, ok. Con questo giallo io non sono entrato da nessuna parte, forse devo farlo in combinazione con il rosso. Andiamo così. Vediamo che succede. Ah, Eugenio, il maestro di mio cugino. Entrai to speak anche il cartofen. Vediamo se funziona. Sì, è lei, credo. Mi pare di sì. Speriamo che quella la porti. Capito un pezzo di frase. Altro senso offeso è una sorella. Ecco, era la porta giusta. Io sono Sam, lui è Max. Facciamo fuori i cattivi. E siamo altamente qualificati. Fantastico, amico. Fantastico. Che cosa vuoi da me? Non preoccupare. Ehi, Sam, guarda. Che sta... No, non leccare lì! Ecco, quest'acqua imbottigliata è una vera delusione. Ma perché hai leccato lì? Devo parlare con te. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo bisogno aiuto del è il mio secondo nome. Ma veramente? E forse è figlio delle stelle. Figlio delle stelle. Piedone, dov'è? Cosa sai di Bruno? Ah, si sta fermando, guarda. Bruno il piedone? Sì. Perché continuano a farmi quella domanda? Bruno e io ci conosciamo da una vita. Ho sempre avuto un rapporto speciale con i piedoni. Sento la stessa cosa per gli stuzzicadenti. Sono anni che non penso a Bruno. Permettimi di collegarmi karmicamente con lui. Cosa? Se proprio devi. Ma che cazzo? Aspetta, sento qualcosa. Vedo roccia rana tra Monte Madrick e il più grande ceppo del mondo. Ecco. Aspetta, amico, ecco. Bruno è nei guai. Ci sono come tante voci urlanti di terrore e poi all'improvviso zittite da qualcuno. Amo questo. Mi spiace, ragazzi. Non riesco ad avere una chiara immagine psichica di Bruno. La triste verità è che non sono più riuscito a concentrarmi bene da quando ho perduto il mio anello dell'umore nella palla di spago più grande del mondo. Se riuscite a trovarlo per me, forse potrei aiutarvi. La trovo io. Ma come state parlando in chat? Siete impazziti? I need justice, Jesus. Bene, credo che sia tutto per ora. Accomodati. Accomodati. Andiamo a pigliare l'anello. Go e vai a fare Midir Fistrai, mamma mia. Lo devo comprare Dark Soul io prima o poi. Il tremolo. Cammina. Quindi la palla di spada. Italiano corre giù se non sai le lingue, però non è colpa nostra. Che odio che ha avuto verso Midir. Ma vuoi mi dire che sono stoccato prima del principio? Madonna, ma come fate a giocare a quel gioco? Io non riesco a capire. Allora, io ho bisogno di cercare quella cosa. Quindi, se non erro dovrei avere tutto, tipo prendo la calamita. Prendila però e usala con questo. Potrebbe essere una buona idea, ma mi serve qualcosa per sostenere la calamita dall'altra parte. Serve la mano. Come la apro la mano? Non posso usare. Oddio. Devo usare questa mano qua. Però non lo apre. La mano è ancora incastrata nel vaso. Cazzo! Siamo studiati noi, fuori corso, praticamente abbiamo imparato sulla strada leggendo i pacchetti di sigarette. È una raspa. Mi manca qualcosa per aprirlo. Potrebbe essere una buona idea, ma mi serve. Se legge questo mi panna diretto, no? Meno male che non hai provato a destrire in sinistra. Sì, comunque l'ho letta nella parte sopra. Vediamo. Ma
quella dove dici che non capisco le lingue, sì. L'ho già letto. Allora, mi serve. Che cazzo mi serve? Io devo aprire qualcosa. Dove trovavo? Devo aprire questo. Posso fare il comico? Siete delle fate. Siete tutti invitati al mio spettacolo quando avrò un lavoro e un palco. Vabbè, il palco puoi cominciare a costruirtelo, no? Comincia a farti le seghe con... No. Come ho detto. Allora. Niente. Qua c'è Bosco. Sto gatto. Ma che questo chi è? Non uso indiscriminatamente le persone, tranne Max. Ci posso parlare? Qui, micino, micino. Miau. Miau. Ok, ok. Sam, non è così amichevole come sembra. È senz'altro amaro e deluso. Quale gatto non lo è? Ma da Bosco ci posso andare? Peccato. Bravo, bravo Snake. Mangia con calma, eh. Ma potete se mi sono scordato qualcosa qui a casa. Mi serve un oggetto per aprire. Oh, uno di questi? No, li lancia. La TV spegnila. Che se non erro, potevo raccoglierlo questo, no? Non la posso raccogliere l'antenna. Non posso parlarci. No, non la raccoglie l'antenna. No. Hai visto la novità per gli affiliati? Cioè, quando è la pubblicità? Sì, ho letto l'articolo che hai messo tu. Boh, vedremo. Vedremo. Vedremo come va. E poi cambiano anche la metodologia di come mettono la pubblicità su Twitch, ho visto. Cioè, non oscurano il tutta la schermata. Ciao Code! Monaca! Wow. Salve, come stai, Claude? Allora, io devo andare a recuperare un oggetto per aprire... Solo che non ricordo dove sta. Non ricordo dove sto. A Luna Park? Andiamo a vedere un po' a Luna Park. Peppe fa un space bar più R. Perché space bar più R? Che fa? Metti in pausa space bar. Io ricordo che questa la aprivo io. Non posso usarli insieme. Perché no? La Chiara è andata via senza salutarmi. Eh beh, che ci vuoi fare? Quelli si erano presi dai casini. Questo cos'è? È uno di quei giochi difficili da vincere che hanno fregato i consumatori americani per decenni. Amo il capitalismo. Bene.
Chi, io? Vabbè, io vivo... Oh, mamma mia, vicino, vicino Roma vivo. Adesso lo so, siciliano. Eh no, ma non sta qui. Dove cavolo stavo? E te lo so. Non credo che devo utilizzare questo. È già un giochetto che abbiamo fatto. Aspetta, ritorniamo nel tunnel dell'amore. Cosa? Il tunnel dell'amore. Dove sta? Di qua. Nell'amore. Sì, c'era, ma non ho letto le varie... nelle varie robe che c'è la musica troppo alta, c'è un casino. Vuoi fare un altro giro nel tunnel dell'amore? Nel tunnel perché dell'amore. No? Tom, 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 tom. Ah, vediamo se qui ci trovo qualcosa. Di parlare con lui non mi sembra il caso, però. Sì, do questo. Me l'apre lui. Non credo che lo vorrà. Con la macete gaming doveva succedere per forza. Allora, qui no. Qui mi sa di no. È una chiave dinamometri. Non posso usarli. Non posso usarli insieme. Vediamo. Se il conte vedesse quel coniglio sarebbe impazzire con dietro il capitalismo. In realtà prima è passato Condi. Parli del condizionatore, sì. Torniamo alla palla. Dobbiamo andare su. Dobbiamo andare qua. E andiamo su. Ormai per me è Condi. Beh, un po' per tutti. Oppure capo del pueblo. Muoviti, Max! Vediamo un po', vediamo un po'. Qui che c'è? E lui c'ha solo chiavi, se non erro. Sembra abbastanza sicuro. Sembra abbastanza sicuro. Ci posso parlare? Adesso cosa stai facendo? Cosa sembrare stare facendo, razza di... piegando altri attrezzi. Proprio così, razza di... stare a piegare altri attrezzi. Hai sentito qualcosa di Bruno il Piedone? Chi può essere Bruno Piedone? Sam sta parlando con lingua biforcuta. Ma non credo di rapper che fa anche gaming su Twitch mentre si esibisce negli stadi canzoni. Chissà se dovrei perdere il mio tempo a chiederti di Conroy Bampus. No, non rompere... Questo dice parolacce, no? Quindi no. Allora come fai a piegare questi attrezzi? Credere voi, io rivelare i miei segreti a voi due, razza di mammalucchi. Percentuale, punto esclamativo, dollaro, congiunzione commerciale. E anche bip bip bip. Cosa tu stare a fare, brutto... Sto bestemmiando i simboli, bocca di asterisco. Ok,
Si è ripresa la rete. Oh, ho fatto così e ha cominciato a bestemmare i simboli. Punto esclamativo, dollaro, congiunzione commerciale. E anche bip bip bip. Bip bip bip. Cosa tu stare a fare, brutto? Sto bestemmiando i simboli, bocca di asterisco. Bene, arrivederci. Arrivederci. Allora, vediamo. Se io gli do questo, me lo piega? Forse no. Potresti piegare questo. Tu pazzo, non poter piegare quella cosa. Quindi no. E ricordo che devo avere qualcosa di appuntito da farli piegare. No, forse no. Aspetta. Con la bocca. Non posso parlarci. Faccio ad aprire sto rompo. Non posso parlarci. Non posso usarlo. Me lo apri tu. Potresti piegare questo. Mi ricordo. Tu pazzo, non poter piegare quella cosa. Insomma, me lo ricordo. Sì. Fagli piegare il coniglio. No. Aspetta. Mi sono ricordato come fa sta cosa. Non posso usarli insieme. Me lo sono ricordato, cazzo. È una cosa abbastanza difficile da capire, eh. Però la prima volta che ci gioca dice, ma veramente? Che io me lo devo far aprire il baratto. Me lo devo far aprire quel baratto. Questo è laureato in apriscatole, questo qui. Il tizio che sta qua al bancone. Che poi sarebbe Bernard. Che bellissimo. Sì, tieni. Me lo apri tu? Ehi, puoi aprire questo per me? Certo, non esiste barattolo che non possa aprire. Guardalo. Oh, sì! C'ho la mano! Grande. Quindi se adesso utilizzo la mano... La mano tagliata di Jesse James. E si muove ancora. Quindi se la metto qui, perfetto. Posso utilizzare questo e metterlo qui? Perfetto! Sì! Andiamo via. Ricordavo, ero fissato che dovevo trovare. Quando si dice bisogno di una mano. Allora adesso se io utilizzo. È un raccattapalle con una calamita attaccata. Perfetto, se lo uso qua con... Dai! Con la grande palla... Dovrebbe funzionare, eccolo! Guarda la mano come lo tiene! Sì. Del 1995! Per non dire fisicamente improbabile! È del 1995! Pau! Se lui che tutto dice lo sa streamare, vabbè, è vecchio il gioco. Ci credo. Omega Lul. Allora, devo tornare qua. Devo portare l'anello alla talpa. La talpa dove stava? In questa porticina piccolina, sì. Era qui? Sì, era qui. Eccoci! Siete tornati! Siamo tornati! E siamo più grandi di un cestino del pane. Anche più di tre cestini. No, non tu credo. Vuoi adesso? FIFA no, non l'ho mai comprato, non l'ho mai
giocato, non mi piace. È questo il tuo anello? Vediamo che dice. Sì, lo so, Clau. Fantastico, amico! Avete trovato Roccia Rana? No, ma non vedo perché trovarla mi farà avvicinare a Bruno. Trovare Roccia Rana è solo l'inizio, amico mio. Roccia Rana una volta trovare. Raggiunta Roccia Rana avrai bisogno dei campioni. Campioni? Campioni? Giusto, amico. Lo sai, pelo e roba del genere. Ce l'ho i peli. Tre campioni. Ce li ho. Spargili su Roccia Rana. Va bene. Capito, mi hai? Mettere il pelo sulla roccia. Ho capito. Andiamo, Max. Cioè, aspetta. Avrai bisogno della mistica polvere dell'uomo talpa. Vorrai scherzare? No che non scherzo, amico. Ecco, te la procuro io. Te la procuro io. Dove la prendi questa polvere? Grazie per ecco la polvere. Spargi questa mistica polvere dell'uomo talpa sopra il pelo dopo che l'hai depositato sul Roccia Rana. Cosa succederà? Qualcosa di meraviglioso. Grazie, oh. Andiamo, Max. Oh, hai capito, Brave? Hai capito? Allora, Roccia Rana, adesso come trovarla? Lui ha detto che stava fra... Sembra Talco Banana. Fra la... il... Oddio, non mi ricordo i nomi, cazzo. La foresta e il tronco. Chi è Rossella delle macerie? Ah, oggi giocavo a FIFA. Ma comunque un FIFA ce l'ho avuto in realtà. È quello che mi avevano dato con la Xbox One quando l'ho comprata, ma non ho mai riscattato il codice. Pensa te. Cioè avevo il gioco e non l'ho mai riscattato. Muoviti, Max. Devo andare sopra. Devo utilizzare questo. Allora, non è questa roccia. È una roccia. No. Devo trovare quella. Questa è l'incantata foresta. Foresta Tartan. Quindi dovrebbe essere la roccia che è una roccia. È una roccia. Non è quella? Perbacco, è la pianura dall'eterna pioggia acida. Quindi no. È una roccia. È una roccia. Il più grande tronco del mondo. Quindi questa roccia dovrebbe essere, no? Quella che viene dopo. È una roccia. Ed è tra quelle due cose di cui parlava Shuvol. Deve essere Roccia Rana. Yes! Andiamo lì. Roccia Rana. L'abbiamo trovata. Credo che possa vedere Roccia Rana. Credo. Dentro abbiamo trovato un cadavere. Che bella Roccia Rana. Siamo scesi? Ok, mi ero distratto. Ti aspettavo che il trap li portasse giù. Forza! Quindi dobbiamo andare a Roccia. Eccola qui, Frog Rock. 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 Questa? Dove devo spargerci il pelo? Posso mettere non posso insieme. Usarli insieme. Non posso usarli insieme, devo mettere su. Vabbè, mettili là. Primo pelo. Stai giù! Ma perché fai così? Guarda, risale sopra. Plop plop. Scendi, ok. C'è quest'altro pelo. Lo mettiamo qua. Boing. Boing. E poi devo spargergli questa qui.
polvere magica. Già tutta gliel'hai buttata. Porca. Allora? Aspetta. Inquadrato mentre inquadra FF7. Ah, bellissimo. E mo? Certo che fa buio presto qui. Non credo sia un avvenimento naturale, Max. Infatti credo che siamo testimoni di una qualche convergenza celeste. Wow. Credi che questo farà assomigliare di più quella roccia ad una rana? Oddio, un alieno. Ma... What? Andate a Bumpusville. Andate a Bumpusville. Questo significa qualcosa, Sam? Sì, direi. Dobbiamo andare lì. Go to Bumpusville. E andiamo a Bumpusville. Vilurco mentre best. Gioco a DS3. È il mondo di Corroi, dopo tutto. Se mai dovessimo diventare così ricchi e famosi, vorrei che tu mi sparassi, Sam. Con piacere. Io guarda come si... Questo? Un pozzo dei desideri. Vorrei avere il potere di decidere chi dovrebbe vivere e chi morire. Credo che abbiamo bisogno di un pozzo più grande. O forse un Death Note. C'ho i soldi, sì, li prendo, li uso e li butto dentro. Vorrei che questo gioco finisse. Cosa? Aspetta, fermo. Aspetta, torna qui. Certo, si tratta di un bel pezzo di pozzo. Se lo faccio di nuovo. Vorrei sapere a cosa sta pensando Max. Niente. Bene, è stato una totale perdita di denaro. L'ultima volta. No, questa cosa non funziona. Vabbè, ok. Però io vorrei che questo gioco finisse. La fine. Di John Muir. Chi è? Dimmi, Sam, chi è questo John Muir? Chi è John Muir? Ehi, ragazzi, questo c'è tutto coniglio. Non so chi è John Muir. Stai scherzando. Mi era cacciato perché non sentivo più niente. Che imbecille. Sam, le teste degli animali morti mi stanno parlando. Dove? Lassù. Allora? Non dire cavolate. Ma... Non dovresti dire le bugie sugli animali morti, Max. Ma... Non infastidirmi, ma... sto ammirando il ritratto di John Muir. Ma chi è John Muir? Vuoi davvero saperlo? Se smetti di parlare, certo. Va bene, su ragazzi. No. Lo vedi quel tizio sul muro? Stanno cantando. Di animo nobile e puro. Gli animali tutti amava. Differenza nessuna con... Entrapment, ma che cosa? Corretto. E questo è poco, ma certo. Porca vacca. Scappiamo, Sam. Scappiamo da qui. Qui cosa c'è? Diamine, guarda tutti questi trofei. Credo che questo cretino di Bumpus stia sovracompensando per il suo problema di statura, Sam. E inoltre ho molti più trofei di lui. Vero? E qui? Autentica imitazione di punk a stile americano, non destinata all'uso. Un fantastico pezzo da aggiungere alla vostra autentica collezione di imitazioni americane. A caccia di arredamento. Definitivamente. Va bene, andiamo di qua. Tutto bene, Rio. Tutto a posto.
Bampus, la fiera di presentare il maestro ego brutto. Il re del country, Mister Entertainment. Guarda che c'è Bruno lì. Bampus. Odio il cabaret. I remember my childhood in Brighton, when dear old dad would bounce me on his knee. He'd say, son, there ain't nothing as exciting as exposing beasts to inhumanity. That's why... Oh, porca! Ma perché? Happy to be king of the creatures. È vero, Rio. I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some Chaldean god. Ma che cosa fa? Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear and I was free. Poverino. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! Ma cosa? E poi cosa fa con la mano così? Dottor Randazzo! Dottor Randazzo! Ma gli animali che canta! Grazie, grazie. È un americanato, sì. Grazie. Ma lui c'ha parrucchino. Dove va? La vostra attenzione, prego. Corroi Bampus ha lasciato l'edificio. E mo? Sì? Oh cazzo, non si può passare qua, non li possono salvare. Andiamo dall'altra parte. Voglio scappare. Un parrucchino è caduto. Oddio, questo è pericoloso. Che ci faccio qua? Dall'altra parte devo andare però. Ok. Wow, che schifo. È la settimana del cambio mostruoso. Accade tutte le domeniche. Domeniche? Domeniche. Ok, mi sono ripreso dallo shock adesso. Io no, ma sono sicuro che la mia gentile innocenza sopravviverà. Qui c'è il parrucchino, questo me lo prendo. Prendilo. Oh mio Dio! Cosa sta succedendo qui in nome del Santo Graal? Il nome di... Oh cazzo! Vale. E non tornate più! Oh merda, ho solo toccato un parrucchino. Non credo sia stato il modo migliore per prendere il parrucchino, Sam. No. I fuochi d'artificio. Oh mio Dio, non mi parlare di fuochi d'artificio, per carità. Voglio salire sul letto. Un po' troppo per un parrucchino, sì. Che c'è qua sopra? Ma qua... La scala mobile. Adesso si può raccogliere. Che schifo, sì, si può raccogliere. Qui che c'è? Sembra un manuale ufficiale di droidi di manutenzione macro art. Se avessi una qualche inclinazione a sforzarmi, potrei probabilmente prenderlo. Fallo. Comunque, credo che possa protrarre tutto ciò in un'esperienza più lunga e più soddisfacente. Non voglio affaticarmi. Dai, c'è la mano, usa questa. Che non si vuole affaticare. Vai. Cosa stai facendo? Stai indietro, amico, ed osserva la mia magia. La mia magia.
Occhio. 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 Porca. È pigrissimo. Fammi vedere, fammi vedere. Ops. Ops. Vabbè, leggilo un po', studialo. Che magia, guarda, dove è la musichetta? L'ha lasciato svenuto lì e si sta studiando il libro. Quante ore? 15 ore più tardi. Mi ha dato preciso in testa. Hai trovato quello che volevi sapere? Forse. Mi sono perso un po' nel capitolo sul malfunzionamento. Cosa? Quindi questo non posso toccarlo. Adesso posso manomettere il robottino, credo. Vediamo se me lo fa fare. Adesso che ho letto quel manualone, posso muovere il robot così. Vediamo. Davvero impressionante. Quello è niente. Osserva questo. 15 ore, sì. Aiutatemi, Sam e Max. Siete la mia unica speranza. Cosa? Atto gratuito. Atto gratuito. Scusa. Questo potrebbe essere più utile. Atto gratuito. Oh mio Dio. Cazzo. Ok, a me mi serve che vada qui. Così, solo così. Lascialo così. Non credo che quel piccolo robot voglia sentire la sua nuova programmazione, Sam. Non credo di avergli dato una piccola scelta carina. Così, vediamo che succede. Ecco che va. Sono incandescente di aspettative. Mi sembrava di sentire una strana puzza. Che burdello! Cosa sta succedendo? Perfetto, provo ad andare a prendere il parrucchino adesso. Corriamo a prendere il parrucchino. Molto pavloviano. Certo che tu dovresti saperne qualcosa. Corriamo, corriamo, corriamo. Non corre. Vai. Corri, corri, voglio il parrucchino. Vediamo se riusciamo così. No, non usa, prendi. No, dai. Fa male, smettila. No. Niente. Quello non tornate più. No, non si fa così. Diciamo. Credo che dobbiamo fare attenzione all'allarme, Sam. Papà. Poi neanche so che cacchio mi serve il parrucchino. Questo libro che... mettilo qua, ok. Allora forse mi serve qualcos'altro quella roba. Dov'è il robottino? Viene qua? Oh no 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 no. Ma se faccio un allarme dobbiamo fare attenzione. Brava, capitano ovvio. Devo fare risuonare l'allarme in quel modo. Dov'è il robottino? Dov'è? Scusate ragazzi, questa esibizione è temporaneamente chiusa a causa delle difficoltà tecniche. Uscite dalla sala. Okay. Nessun problema. Quindi lui sta lì. Perfetto. Ok. Quindi è bloccato lì. Ottimo. Allora andiamo nell'altra sala, vediamo se posso fare qualcosa dove prima stava lui. Difficoltà tecnica. Penso che posso usare questo. L'intelligenza artificiale. No, com'è? Realtà virtuale. Perché ho detto intelligenza artificiale? Cosa? Non riesco ancora a capire cosa succede. Realtà virtuale, prendilo. Trattasi di oggetto completamente inutile. No, prendilo. Intelligenza artificiosa. Oddio, che cosa è successo? Il drago usa la spada. Oddio. No. E allora? Non ho salvato la principessa.
Cosa state facendo qui voi due? Stiamo andando via. Sì, stavo usando Max nella... Devo rifarlo, lo devo riprogrammare il robottino. Che come cacchio? Ma ho preso la spada. E io l'ho usata giusta la spada. Mi ha mangiato subito. Seguimi, razza di robot spielbergiano. Spielbergiano. No, ora non spattesse Max contro il muro. Ah, poi gli ha tolto tutto. Vai solo lì. Muoviti, piccolo robot. Muoviti, piccolo robot. Vuoi dire qualche cosa? Cosa sta succedendo? Vai, corri! Non si sta facendo furbo, eh? No. Per niente. Devo capire come fare lì adesso. Sono le 9, ora fa poco stacco. Provo quest'altra cosa e poi magari salvo la partita. Non riesco ancora a capire cosa succede. Trattasi di oggetto completamente inutile. Questa cosa è bellissima. È lui che non se la ride. Io devo uccidere il drago. Ma no, perché mi mangia? Niente. E allora? Hai mai visto l'interno di un intestino gigante di drago? Non stavi manomettendo l'attrezzatura della realtà virtuale, vero? Dio ce ne liberi. Dio ce ne liberi. Bene, adesso uscite. Non lo so perché tocco c'ha la spada. Chiedo l'arbitro. Vabbè, devo vedere come si salva la partita in questo gioco. Mi sembra così. Vedi che c'è lo scudo sotto. Salva. C'ha là, vedi, c'ha l'autosave. Che figo, meno male. Inserisci la descrizione per la posizione 1. Il drago Verdolino. Mi piace, Verdolino. Ok. Partita salvata correttamente nel file. Bla bla bla. Quindi, sono le 9. E vi devo salutare purtroppo. Perché siete proprio una cena e bla 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 e tutto il resto. Quindi questo gioco ce lo finiamo domani. E eventualmente, domani sera. Ed eventualmente, se lo finisco presto, facciamo qualcos'altro. Poi ci penso. Andiamo full screen. Allora, tanto la partita è salvata. Partita salvata. Esco dal gioco. Quindi a domani. Sì, domani sera. Grazie Dio per lo spam. Adesso andiamo a vedere chi c'è online. Magari vado a fare un ride, quindi metto l'outro e ci picchiamo domani. Tanto vi saluto, cercatevi questa e vediamo chi c'è da raidare. Carina quelle emote great. Vediamo chi c'è, vi muto un secondo.